Un incontro per presentare la figura del cardinale Niccolò Forteguerra in occasione dei 600 anni della sua nascita è stata la prima iniziativa pubblica della neocostituita Associazione Amici del Forteguerri, un'associazione che accoglie tra i suoi iscritti docenti, alunni e genitori attuali e non del liceo pistoiese. Gli Amici del Forteguerri hanno come referente interno alla scuola la professoressa Alessandra Berti e come presidente pro tempore l'avvocato Elisabetta Bujani. Il primo obiettivo è quello di supportare i ragazzi che frequentano il liceo classico e diciamo creare degli strumenti perché si rendano conto della società che li circonda, anche affrontando temi che magari non costituiscono il materiale didattico, i programmi scolastici che loro affrontano, ma anche un'offerta culturale per la città. Perché ci siamo resi conto, e la risposta numerosa degli ex alunni, ma anche dei genitori, di tutti coloro che abbiano a cuore, diciamo, un messaggio culturale, un approfondimento, un messaggio di approfondimento, si lancia appunto anche a Pistoia, perché si ritiene tutti insieme che ci sia un bisogno di questo tipo. L'associazione com'è nata? È nata prima di tutto col passaparola su impulso della preside, che è Anna Maria Corretti, e che è stata un'ex alunna, e su impulso della referente, la professoressa Alessandra Berti, che anche lei è stata un'ex alunna e che hanno con il passaparola, con WhatsApp, con messaggi, creato una rete di persone e la riunione propedeutica alla formazione dell'associazione ha visto la partecipazione di oltre 100 persone. Anche con questa iniziativa che percorso avete avviato allora? L'11 di settembre abbiamo firmato lo statuto e l'atto costitutivo, nel quale appunto io sono stata nominata referente per traghettare gli associati, e oggi la festa qui a scuola serve appunto per far associare le persone. Dopodiché sarà convocata un'assemblea entro il 31 di dicembre per nominare gli organi, quindi il comitato direttivo e il comitato scientifico soprattutto, perché essendo un'associazione culturale è di fondamentale importanza.